Giornata molto intensa oggi. Siamo partiti dalle Marche, dove abbiamo salutato la famiglia di Maria Chiara. Siamo partiti alla volta di Alcatraz per andare a trovare Mattea e Jacopo Fo. Però ci siamo fermati a Colfiorito. Infatti abbiamo visto, cercavamo due cose, le abbiamo trovate entrambe e coincidevano. Poi siamo arrivati qui, abbiamo salutato loro, ci hanno raccontato di questo bellissimo progetto di ospitare 26 ucraini e domani avremo modo di conoscerli, di intervistarli. E questa sera siamo a cena da Mario Pirovano, ma non vi spieghiamo altro. Guardate il filmato. E questo è il primo filmato da quando è partito il tour. Oggi è il 26 marzo, siamo partiti il 22 e per 4 giorni neanche una fotografia. Siamo spariti. Siamo spariti. Ci avete scritto chiedendoci dove eravamo, come potevate seguirci. Non abbiamo neanche risposto. No, c'è stata una piccola emergenza, ci siamo fermati nelle Marche. Però era partito seguendo martedì. Le tappe, martedì, mar 22, questa è la data e di dove partenza. Siamo andati? Siamo andati da Ercole Ungaro e Anna Ungaro a Lodi, perché lui è l'autore dei nostri spettacoli e noi siamo andati subito, immediatamente da lui, abbiamo fatto 40 km subito la prima sosta di qualche ora per confrontarci, per parlare con lui di Europa, parlare con lui di guerra, di Putin, di NATO, di tutto quello che sta succedendo, chiarirci un po' le idee. Lui è uno storico ed è il nostro punto di riferimento anche politico per capire che cosa succede. E ci ha dedicato del tempo e non solo, ci ha portato anche il gelato, buonissimo. Siamo qui. Sì, e beh, siamo in galleria. Le gallerie arrivano senza avvisare. Comunque abbiamo fatto questo fuori programma nelle Marche ad emergenza, diciamo un po' rientrata, abbiamo avuto il cambio e siamo partiti. Eravamo partiti per andare a dare una mano, perché in quel momento ce n'era bisogno, ad Alcatraz, da Jacopo Fo e Mattea Fo, perché ospitano 26 ucraini, c'era da mettere tutto in ordine, da fare del lavoro di fatica, e invece di dare una mano agli ucraini abbiamo dato una mano ai marchigiani. Ma comunque adesso stiamo andando ad Alcatraz e fra qualche ora, prima ci fermiamo un attimo a Colfiorito, andiamo a vedere il campo di Colfiorito di cui parlavamo in un nostro spettacolo sulla Costituzione e vogliamo toccare con mano, perché poi l'obiettivo di questo viaggio saltella tutto. Ma è difficilissimo. Ma sì, ma saremo bravissimi, siamo già a 2 minuti, tu hai già i muscoli tutti tirati. No, andremo in tutto questo nostro viaggio che durerà 9 mesi, 3 stagioni da 3 mesi in giro per tutta Europa, andremo a toccare con mano, mi ha fatto già segno di tagliare, questo sì, sarà il segno che vedrò video, di più di tutto. Sì, Madonna quanto parla ragazzi, voi non immaginate, davvero tutto il giorno, non sta zitto un secondo, lui adesso vi riracconta tutto dall'inizio e poi fargli già la sintesi dei 9 mesi? No, avevo già finito, ma dicevo che in questi 9 mesi okay. Il nostro obiettivo è andare a toccare con mano, andare a raccogliere le storie, andare a sentire le vive voci come quelle che registreremo adesso in Umbria, nella Santa Cristina di Gubbio, dove appunto sentiremo le storie raccontate da questi 26 persone che arrivano da Kiev e che non hanno più la casa e che si stanno organizzando per vivere temporaneamente qui in Umbria, ospiti di Jacopo e di Mattea. Bene, vi diamo l'appuntamento al prossimo video. Ovviamente seguiteci sul nostro canale YouTube di Itinerari a Teatro, iscrivetevi al canale, mettete anche, io non lo so, ma bisogna schiacciare una campanellina, quella lì che dice che quando c'è un video nuovo vi avvertono, perché vedo che lo fanno anche gli altri, quindi lo dico anch'io. È giusto, Mari? Sì, ma in questo momento sono in concentrazione col bastone, ma le prossime le fai tu, perché sì, è un gioco di equilibrio. Le faremo anche da fermi. Perché adesso guidi, beato, Le faremo anche da fermi, così io avrò una faccia che non immagino, tutto. Ma sono rigida perché continua a sbattere il bastone contro il vetro, poi mi rimbalza. Secondo me chi sta guardando questo video ha un conato di vomito. No, dai, io volevo anche dirvi che al martedì alle 19 avremo una piccola rubrica fissa di qualche minuto su Esatto, su Radio Itineraria, ospiti di Marco Visconti e Emisiano, perché vorranno sempre sapere dove siamo e soprattutto avere degli ospiti internazionali che partecipino al quiz, quindi andremo a cercarglieli e faremo il collegamento. Adesso vado avanti a guidare, non mi devo distrarre. Comunque, e se Maria Dio Chiara vuole, ci siamo, il tour è partito, sì. Ci riaggiorniamo prestissimo, vi terremo aggiornati giorno dopo giorno e basta, salutiamoli, dai, qua nel buio, sì. Così poi vi andiamo salutiamo in galleria. Esatto. Ciao, ciao a presto. Ciao a tutti.
Siamo alle casermette di Colfiorito, questi 9 capannoni che un tempo costituivano proprio il campo di concentramento dove venivano internati tra il 39 e il 44 oppositori civili, oppositori politici ed ebrei. Ebrei, e non solo italiani. E di questi 9 capannoni, 2 sono crollati con il sisma di del 97. Del 97. C'ero anch'io nelle Marche. Infatti. Al posto di questi capannoni, hanno, di quelli crollati, hanno costruito proprio un'area camper pazzesco. Noi cercavamo il posto dove scaricare l'acqua, poi caricare l'acqua pulita, e abbiamo visto che c'era questa area camper e allo stesso tempo cercavamo le casermette. Abbiamo trovato tutto insieme, infatti là in fondo c'è la zona dei camper e nei restanti capannoni sono nati dei supermercati, dei bar e niente, e poi è nato anche Zefiro. No, non è nato Zefiro. Zefiro c'è solamente venuto. Eccolo qui. Imparerete a conoscerlo. E c'è un museo, invece, un museo che però in questo momento è chiuso, non possiamo entrare a vedere, ma approfondiremo questa conoscenza attraverso. Vi troveremo qui a te. Siamo a Colfiorito e andiamo ad Acre. Stiamo dirigendo verso Alcatraz, intanto abbiamo letto un po' di notizie sul campo di Colfiorito, appunto tra le Marche e l'Umbria. E lì, durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare tra il gennaio del 42 e il 43, sono stati internati soprattutto dissidenti politici, antifascisti, montenegrini in particolare. E nel nostro spettacolo era citato proprio perché... internato anche l'Elio Basso.